La bellezza e l'importanza del paesaggio costiero che fa della Puglia la regione che detiene un decimo dello sviluppo costiero italiano è stata la protagonista del convegno conclusivo di Samaform, svoltosi giovedì 26 novembre nel castello Stella Caracciolo di Palagianello. La riqualificazione e valorizzazione delle coste si candida come uno degli elementi principali del PPTR, una riqualificazione che però deve rispettare l'identità dei luoghi caratteristici della nostra regione, che troppo spesso hanno registrato interventi e abitudini che hanno deturpato le fasce costiere. Così l'excursus effettuato dal professor Martinelli tra i relatori del convegno ha permesso ai presenti di conoscere le buone pratiche di valorizzazione messe in campo già da alcune delle più note località turistiche pugliesi. La riqualificazione di siti costieri, approfittando della presenza del piano paesaggistico della Puglia, del PPTR, che come vedremo anche stasera consente di fare dei bandi, partecipare a dei bandi di riqualificazione e valorizzazione della costa, in questa dimensione proattiva che il piano paesistico ha. Interventi che vedono comunque una sorta di sinergia anche con le istituzioni locali. Senza dubbio, i comuni sono stati partner di questi percorsi formativi e noi come istituzione scientifica e politecnico, gli ordini, cioè è chiaro che un'occasione come il piano paesaggistico o come i programmi di rigenerazione urbana della regione hanno bisogno di sinergie. Proprio la riqualificazione di paesaggi costieri è stata al centro del workshop relativo all'ambito 3, affrontato durante il percorso formativo pensato da Samaform. I corsisti hanno potuto cimentarsi nella messa a punto di soluzioni innovative e rispettose dell'identità del litorale di Chiatona. E in questo caso l'attenzione si è focalizzata su un intervento che deriva dal piano paesaggistico e che ha a che fare soprattutto con la marina di Chiatona. Quindi un paesaggio che nella straordinaria configurazione che ha di valore naturalistico e anche di valore ricreativo per chi abita queste terre, di tutta questa parte dell'arco ionico tarantino, con la grande presenza della pineta di pini d'Aleppo e del sistema dunare costiero. Chiatona chiaramente ha una serie di problematiche legate alla mobilità, soprattutto l'accessibilità al mare, il fatto di vivere stagionalmente, quindi di avere una forte presenza umana soprattutto nel periodo estivo, e quindi adesso quello che siamo riusciti a fare nel poco tempo è stato quello di impostare una tematica di lavoro e di valorizzare, mettere in luce le possibilità che ha tutta quest'ampia fascia di rigenerarsi, di essere recuperata attraverso l'introduzione di nuovi servizi, sia la balneazione che anche e soprattutto per la destagionalizzazione dell'uso turistico e residenziale, servizi ai reparti di residenza e un nuovo sistema di parcheggio, soprattutto utilizzando le numerose aree libere, dismesse, spesso di proprietà pubbliche, pubblica, e che sono di proprietà anche magari di enti diversi, per cui lo strumento che il piano paesaggistico mette a disposizione insieme alla legge sulla rigenerazione urbana riguarda soprattutto un auspicabile rapporto di concertazione tra i soggetti pubblici diversi, ivi compresi i due comuni, perché Chiatona si trova proprio a cavallo tra il comune di Massafra e quello di Palagiano, e i soggetti privati che hanno la propria attività commerciale ed economica nell'interno di Chiatona. E quindi ciò che esita da questo laboratorio molto intenso ma anche molto breve è una sorta rilancio di una sfida, di una pianificazione congiunta tra i comuni che sappia coinvolgere i residenti, i proprietari di case, gli operatori turistici legati appunto anche ad attività di ristorazione, di concessionari dei lidi, per un intervento che possa decongestionare l'uso della spiaggia, favorire l'uso anche naturalistico, da dove possibile, della pineta o delle parti di spiaggia attualmente non quelli più direttamente accessibili, e quindi mischiando di fatto interventi di ripristino di tutela ambientale, come quello del rimboschimento delle aree distrutte dall'incendio nel 2012, circa 50 ettari, con però un forte intervento pubblico e privato per la riorganizzazione degli spazi e dei servizi alla balneazione, ivi incluso anche dei punti di nuovo sovrappasso, perché la mobilità è uno dei punti sostanzialmente difficili con la barriera della ferrovia, di sovrappasso pedonale in due punti, alla stazione e all'altro edificio storico delle ferrovie in quest'altra posizione,
quindi soprattutto attraverso poi la costituzione che abbiamo cominciato a proporre in via del tutto embrionale di un parcheggio scambiatore a monte e di istituzione di servizi poi navetta pubblici che possano quindi consentire di alleggerire il traffico anche per questioni di sicurezza, perché gli unici due accessi attuali sono quelli del sottopasso a rischio inondazione e invece quello a raso altrettanto pericoloso del passaggio a livello sulla ferrovia Taranto-Reggio. Ma il convegno ha fornito anche spunti di riflessione sull'importanza di riqualificare anche interi quartieri di edilizia pubblica, così come ha illustrato il professor Paris, che ha portato l'esempio di quanto sta accadendo a Roma. La mia esperienza è relativa invece a un caso che riguarda più la scala edilizia, tant'è che noi abbiamo sviluppato un'attività di ricerca che è ancora in corso assieme all'Agenzia del Territorio per l'edilizia residenziale pubblica di Roma, che riguarda la definizione di strategie di intervento relative più alla scala del manufatto edilizio, dove questa grande quantità di edifici di proprietà pubblica richiede non solo attività di gestione ordinaria, ma anche una serie di interventi che oggi diventano quasi linee di obiettivo europeo, relative alla capacità di ridurre i consumi energetici di questi edifici. Ora, la limitazione a un'attività appunto relativa al contenimento energetico potrebbe rischiare di essere un'attività meramente impiantistica, invece studiando dei casi, soprattutto di edilizia recente, si osserva come queste attività di intervento dovrebbero essere legate anche a una serie di strategie di intervento integrate, dove anche l'aspetto degli edifici all'interno del paesaggio urbano si può modificare con piccole strategie che riguardano l'involucro edilizio, riguardano alcuni accorgimenti legati alla distribuzione degli appartamenti, che sappiamo essere stati comunque concepiti in un'epoca in cui i tagli dimensionali di queste case pubbliche erano pensati per delle famiglie, dei modelli insediativi oggi non più in essere o comunque trasformatisi, quindi l'intervento diventa un intervento integrato con una serie di azioni che possono essere anche fatte gradualmente, ma che tengono in considerazione le mutate esigenze dell'habitat contemporaneo. Un bilancio su quello che è stato un percorso formativo non solo di lezione frontale, ma che ha visto i corsisti impegnati anche sul campo nel loro territorio. Bene, questa sera chiudiamo con l'ultimo dei tre eventi finali del ciclo di lezioni e di incontri pubblici sul tema del PPTR. Il bilancio è, devo dire, senza peccare di modestia, è estremamente positivo, perché abbiamo avuto un avvicendamento di 25 discenti per ogni corso, quindi per un totale di oltre 70 studenti interessati. E poi devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più è che in questi incontri, nonostante le avversità meteorologiche di questa sera, sono venute anche una serie di persone che non sono addetti ai lavori, quindi il tema del paesaggio, che come noi l'abbiamo impostato, è un tema molto trasversale, devo dire che ha anche interessato i cittadini, i semplici cittadini non addetti ai lavori. Quindi credo che la conclusione di stasera possa prevedere un bilancio estremamente positivo, sia di riscontro didattico, ma vedrete esposte qui i lavori fatti nel workshop dagli studenti, ma soprattutto dal riscontro delle persone normali, cittadini, che sono quelli che i primi utenti del paesaggio.